In diretta dal convegno regionale di nefrourologia pediatrica del Veneto abbiamo il dottor Fabio Chiarenza, responsabile primario del centro di urologia pediatrica di Vicenza. Fabio, parliamo di reflusso vescico-ureterale a questo congresso, per capirci è quando la pipì dalla vescica ritorna su verso l'uretere. Dobbiamo operare tutte le volte? Bella domanda. Allora, questo convegno è proprio per unire le esperienze dei nefrologi con quelle dei chirurghi e degli urologi. Anni fa si tendeva ad essere due settori completamente separati. Quello che abbiamo visto noi chirurghi e urologi negli anni è che c'è una grossa intersecazione tra questi due settori. Infatti, mentre molti anni fa operavamo praticamente tutti i reflussi per paura del trapianto di rene, parlo di 30 anni fa, di insufficienza renale grave, adesso noi urologi abbiamo capito da molti anni, e anche noi siamo stati tra i precursori, che non tutti i reflussi vanno operati. Vanno operati una piccolissima fascia di reflussi e quei pazienti che vanno operati sono i pazienti che o non sono responsivi a una terapia medica o che hanno un aggravamento della loro funzionalità renale, oppure quei pazienti in cui non c'è una buona compliance all'utilizzo di farmaci per condizioni familiari. Allora la chirurgia mininvasiva, noi siamo un centro regionale di riferimento Veneto per la chirurgia e l'urologia mininvasiva, gioca un ruolo molto importante. Infatti con tecniche completamente endoscopiche, ricovero di un giorno e senza dolore, senza catetere vescicale, questi pazienti possono risolvere il problema. Quindi il messaggio è: ci mettiamo un po' a pensare di operarli, operiamo solo i casi più impegnativi e comunque li operiamo con meno chirurgia possibile, meno tagli possibili. Questa è una cosa molto importante, grazie Beppe, e sottolineare questo punto, perché la diagnostica e il trattamento medico e uroriabilitativo sono essenziali nella gestione di questi pazienti. Vale a dire, pazienti che hanno infezioni sintomatiche o non sintomatiche, pazienti di età scolare o dell'asilo che hanno questi continui episodi di infezione, vanno prima studiati molto bene dal punto di vista funzionale, vedere se esiste una disfunzione del loro apparato urinario, cioè in poche parole la difficoltà a urinare correttamente, mantenendo la vescica troppo con urina residua o con altri problemi. Insegnando questi pazienti, noi abbiamo un grosso ambulatorio di uroriabilitazione, siamo stati pionieri in Italia, lavorando da 20 anni, riabilitando questi pazienti, reinsegnando con giochi a urinare correttamente, questi bambini risolvono anche il reflusso e riducono il numero di infezioni, anche quelle asintomatiche.